Pronti, quando volete. Ma comincio io, faccio la prima domanda io. Mi pare che questa squadra abbia in maniera esponenziale il problema del gol, cioè non si riesce a segnare. A parte lei è arrivata a due partite e quindi lei è meno responsabile della situazione. Far due gol a Barletta è normale, non far gol al Frosinone può essere quasi normale, però in un contesto in cui il centravanti non segna dal 13 ottobre, compagni di linea anche loro non segnano da indotempore. Beh, io sono del parere che io ci sono qua da tre settimane ora. In due partite abbiamo fatto due gol, abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, però è anche normale. Abbiamo affrontato il Barletta, tutti pensavano che potesse essere una partita facile sulla carta e non lo è stato per nulla. Barletta è una squadra che subisce pochi gol. Noi siamo riusciti a farne due, ne potevamo fare altre due o tre e non siamo stati bravi e cattivi sotto porta. Venerdì abbiamo affrontato il Frosinone che è secondo in classifica, la seconda miglior difesa. Abbiamo creato sette occasioni da gol, ne abbiamo subite due. Direi che la partita a Frosinone l'abbiamo fatta noi, abbiamo giocato noi. Purtroppo i tre punti se li sono portati a casa loro e la squadra credo che abbia fatto una prestazione da squadra importante. È normale, bisogna dare continuità su quello che si è fatto. Io sono del parere che i gol arriveranno, c'è da migliorare sicuramente, la squadra è una squadra giovane importante che giorno dopo giorno migliorerà. Cioè qui da tre settimane, dopo il primo immediato impatto, ti aspettavi dopo tre settimane, dopo due partite, di essere a questo punto più o meno con la squadra? Beh, normale, mi aspetto sempre qualcosa in più, anche perché sono venuto a Pisa per fare bene, cercare di arrivare nella posizione migliore per quanto riguarda la zona playoff e poi giocarci alla pari con le altre la promozione, altrimenti non sarei venuto a Pisa. Non è che sono venuto a Pisa per venire ad allenare, se volevo allenare c'avevo altre soluzioni da inizio anno, anche durante l'anno, e ho sempre rinunciato finché non mi veniva offerta una squadra importante dove c'era un obiettivo importante. L'obiettivo del Pisa è quello di raggiungere i playoff, che ci siamo già dentro da quando sono arrivato, quindi già i meriti erano dell'allenatore che c'era prima di me, e cercare di mantenere la posizione in classifica. Poi nei playoff chi è più bravo si porta a casa la promozione. Io sono convinto che con una buona preparazione e anche un buon gioco possiamo lottare per vincere la volata finale, per andar su. Ora quello che interessa è cercare di stare sempre dentro i playoff. Il fatto di dover, la domenica lei ha già uno scontro diretto con l'Aquila, no? Per la quale ha mandato a Pisa Linze 1-0 laggiù, partita mezza rubicchiata, detto fra noi, però vinse. È chiaro che è uno scontro diretto, il Pisa dopo l'Aquila avrà tutti gli scontri diretti delle squadre che lo precedono, sono leggermente dietro, tutti in casa tranne mi pare uno, tranne Salerno e Grosseto. Questo è un vantaggio per questa squadra, secondo lei, per le sue concezioni calcistiche, che lei è un offensivista, quindi è uno che pratica un certo tipo di calcio, oppure può essere un problema? No, nessun problema, perché alla fine si devono affrontare tutto, in casa o fuori. Noi dobbiamo andare con la mentalità di giocarcela sempre con chiunque. È normale, in casa si farà più fatica perché verranno sicuramente più chiusi, ti concederanno pochi spazi e li devi sfruttare al meglio. È normale che in casa nostra non dobbiamo lasciare palle gol agli avversari. In trasferta
in trasferta di solito contro squadre importanti sono loro a fare la partita e ci sono più spazi, però va bene così. Il nostro obiettivo è settimana dopo settimana. Ora abbiamo l'Aquila, la classifica dice che è uno scontro diretto, però ancora si possono aggiungere altre squadre per quanto riguarda i play-off, e di quelle che sono su qualcuno andrà giù sicuramente, quindi l'obiettivo è quello di fare bene e di non lasciare punti per strada. Ora per quanto riguarda il Pisa bisogna aspettare un'altra settimana per iniziare a vedere il Pisa per come lo voglio io. Cosa ti può dare il nuovo acquisto di Alfè, e se lo conosci? È un elemento che conoscevo già, assieme alla società abbiamo fatto la scelta per non sbagliare. Noi col presidente, l'obiettivo è quello di non sbagliare il calciatore che possa fare il bene del Pisa. Noi dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile per portare a Pisa giocatori importanti che ci possono far fare quel salto di qualità che tutti ad ascoltare dicono che è mancato, ma non è vero, perché questa è una squadra che ha tanta qualità. Sono giovani ma con tanta qualità. Forse manca un po' di esperienza e magari si è visto. Ma io sono del parere che i giovani normalmente escono fuori in primavera. In primavera credo che sia la fase migliore del campionato e credo che con la forza e l'entusiasmo dei giovani ci possono portare loro al risultato finale. Volevo andare su Partey, perché inizialmente poi avevamo finito male. Sembrava che trovate sul mercato un giocatore delle caratteristiche un po' diverse, un regista basso, questo era quello che avevamo capito. È Parfait che corrisponde a queste caratteristiche, avevamo capito male, ma è il giocatore che cercavate come caratteristiche. Sulla qualità non si discute. No, come caratteristiche il tipo di calciatore che cercavamo, un calciatore in mezzo al campo aggressivo, nel breve, bravo a recuperare palle, ma bravo anche a inserirsi e bravo anche a calciare da lontano. Era il tipo di calciatore che volevamo portare a Pisa e l'abbiamo portato. Posto? No, dunque, volevo chiedere anche questo. L'Aquila mi sembra sia la migliore squadra in trasferta del girone. Sì, ho visto che la squadra che ha raccolto di più in trasferta ha vinto anche in trasferta contro le squadre più forti alla fine. Che ha vinto a Catanzaro, ha vinto a Salerno, ha vinto a Lecce, in trasferta ha vinto partite importanti, però c'è anche da dire che affronterà un Pisa con la cattiveria giusta e un Pisa che vuole portare a casa l'intera posta. Ecco, lei mi sembra che nel suo gioco offensivo mi sembra che, per me è un'impressione, posso anche sbagliare, che le sovrapposizioni sulle ali siano un elemento fondamentale. Quanto tempo pensa ancora che sarà necessario perché questo meccanismo si possa perfezionare? Io sono del parere che ora, tra due settimane si vedrà un Pisa già diverso, ma completamente diverso. Già ora è un Pisa che gioca palla a terra, non butta mai via la palla, cerca sempre un'azione ma manovrata per arrivare in porta, mai buttando via la palla. E credo che a Frosinone è mancato solo il gol, perché abbiamo sempre giocato palla a terra. Abbiamo preso purtroppo un gol che per un allenatore è brutto, prendere un gol solo in via del portiere. Come ho già detto alla squadra, ci può stare, però avrei preferito prendere gol su un'azione manovrata ma non sul rinvio del portiere. Poi loro hanno avuto la fortuna di fare gol così, noi su un rimpallo abbiamo preso una traversa, quindi poi abbiamo sbagliato altri gol, però ci sta. Ci saranno delle novità domenica dal punto di vista del modulo e magari
Sì, ci sarà si farà qualcosa di diverso sicuramente, ci sarà, non so se giocheremo a 4 o a 3, questo ancora non lo so perché ho 3 calciatori nazionali e mi rientrano mercoledì sera, quindi da provare, lo sto provando altre situazioni, però alla fine l'unica cosa sicura è che si giocherà con 3 attaccanti, poi il resto è tutto da vedere. Posto? Grazie. Andiamo fuori a fare le due tempo. Presento.